Piazza Falcone Borsellino si tinge di verde per sensibilizzare le giovanissime generazioni al rispetto per l'ambiente. E circoliamo la campagna educativa itinerante del consorzio obbligatorio degli oli usati, che ha fatto tappa anche a Caltanissetta, incontrando 13 scolaresche di tutti gli istituti comprensivi della città, che hanno partecipato a Green League, il primo social game amico della natura e del riciclo. Il gioco Gerball della piattaforma GreenLeague.it è simile a Candy Crush, lo posso definire il Candy Crush dell'ambiente. Consiste nel mettere in ordine, in maniera orizzontale o verticale, più elementi dello stesso tipo di rifiuti, che possono essere le lattine, il torsolo di mela o il rifiuto pericoloso come il fusto del consorzio obbligatorio degli oli usati. Oggi in particolare la giornata è stata molto proficua, mediamente abbiamo ospitato 100 bambini e per queste prime tre tappe di Circoliamo 2015 siamo molto soddisfatti. L'intento di questi giochi della piattaforma di Green League sono consapevolezza riguardante l'ambiente, ma soprattutto abituare le nuove generazioni alla raccolta consapevole differenziata, quindi una maggiore sostenibilità ambientale. Un'occasione per ribadire quanto sia importante rispettare l'ambiente attraverso la raccolta degli oli lubrificanti usati. Nel 2014 sono infatti stati raccolti nella provincia di Caltanissetta 360 tonnellate di oli, rifiuti pericolosi se ad esempio vengono dispersi in mare. La quantità di olio di ricambio di un'automobile, se gettata in mare, infatti potrebbe ricoprire una superficie vasta quanto un intero campo di calcio. Noi oggi siamo presenti qui a Caltanissetta proprio per le motivazioni che lei giustamente ha accennato. Noi vogliamo che l'olio lubrificante usato venga recuperato anche dai privati cittadini e non soltanto dal settore industriale che è già ampiamente servito. Mancano dei centri di raccolta, mancano dei servizi per i privati cittadini. Noi tramite questa campagna vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica, specialmente diciamo il comune, affinché si doti di un sistema razionale di raccolta e dia la possibilità a chi è possessore di pochi chili di questo rifiuto altamente pericoloso di poterlo portare lecitamente in un centro organizzato.